arroganza. E questa città futura, sognata, pensata e soprattutto disegnata in modo suggestivo, non può non influenzare la contemporanea produzione cinematografica e teatrale, come è evidente in film e musical quali Just Imagine e 42esima strada. Spesso ascritte alla cosiddetta science fiction o fantascienza, e come tali considerate a lungo parti di un genere minore, ora giustamente rivalutato, queste pellicole sono invece lo specchio di un clima culturale di particolare effervescenza progettuale, che connota la metropoli in questi anni e, a dispetto della depressione, esibisce ottimismo e fiducia nel futuro. Take a look at New York in 1880. What a peaceful scene. What calm dignity. What quaint charm. It is so quiet you can even hear the rustle of a bustle. Lovely. No traffic problem in those days. The aged pedestrian was absolutely safe. See? What politeness. Thank you. In those days, they did not have electric lights, telephones, radios, wireless, automobiles. The people in 1880 thought they were the last word in speed. Take a look at the same spot today. Good old Fifth Avenue. Changed a bit, hasn't it? Ah, here's an adventure, Cole. Going to do a little jaywalking, eh? Be careful. Take it easy. Watch yourself. Change, just imagine the New York of 1980, when everyone has a number instead of a name, and the government tells you whom you should marry. Just imagine 1980. Con gli anni 30, oltre al sonoro, il cinema registra un altro cambiamento. La città diventa trasparente. Gran parte del cinema commerciale viene girato all'interno degli studios, dove è più conveniente ricostruire intere parti di città. Gli esterni urbani sono girati a parte e costituiscono lo sfondo, detto trasparente. Gli attori girano in studio, davanti a uno schermo su cui vengono proiettati dal retro gli esterni della scena. La città trasparente esordisce con il film King Kong del 1933, per poi affermarsi come consuetudine nelle grandi realizzazioni degli studios, fino al secondo dopoguerra inoltrato. There, I'd like to take you there. Come and meet those dancing feet. On the avenue I'm taking you to,
42nd Street. Oltre a King Kong, nel 1933, quando gli Stati Uniti contano 13 milioni di disoccupati, esce 42esima strada, tratto da un celebre musical di Broadway. Il musical, genere di evasione per eccellenza, ha negli anni della depressione, che tocca anche l'industria cinematografica, un imprevisto sviluppo. 42esima strada, nomination all'Oscar come miglior film, è oggi classificato come opera di valore culturale, storico ed estetico e fa parte della Videoteca Nazionale della Library of Congress degli Stati Uniti. Come and meet those dancing feet on the avenue I'm taking you to, 42nd Street, and the beat of dancing feet. The melody of 42nd Street.